abbiamo capito che ci piacerebbe andare in centro a fare la spesa, nel centro medievale meraviglioso, spopolato, perché di fatto è spopolato, vedi Brescia, va bene, però lì qualcuno ci va. Poi andiamo nel grande magazzino all'Elmos o all'IKEA a fare una spruzzatina di acquisti lì e poi facciamo una spruzzatina di acquisti con Amazon, l'e-commerce. Negli Stati Uniti l'e-commerce almeno ha fatto morire quegli altri sistemi di distribuzione. Noi invece ce li abbiamo tutti e tre. Ce li abbiamo tutti perché la signora si prende le scarpe su Amazon e quindi crea tutta un'infrastruttura, eccetera, eccetera. Crea anche un lavoro, l'avete visto ieri con lo sciopero dei dipendenti di Amazon che hanno messo in discussione un mondo che è quello della logistica che dobbiamo studiare, intercettare. Ecco la necessità, come dicevo prima, di fare dell'ambientalismo intelligente che guarda i sistemi dell'economia e cerca di correggere le distorsioni dell'economia. Noi non possiamo dire alt, fermiamo lo sviluppo, possiamo dire alt, correggiamo lo sviluppo, però ci vogliono dei comportamenti, soprattutto da parte di chi ci governa, che siano di responsabilità. E questi comportamenti di responsabilità, ahi noi, dipendono anche da noi, perché dalla nostra capacità di avere un rapporto di controllo e di guida nei confronti dei nostri amministratori che sarà possibile avere un'inversione di tendenza, perché questa situazione qua è, come dire, ha uno specifico purtroppo italiano. Dico un'altra cosa di più a proposito del trasporto di rifiuti. Si riferiva a quello il procuratore Bonanno, dice: se vedete che girano rifiuti nocivi o tossici, fatemelo sapere, diceva. Sono andato a vedere la classifica dell'Istat, a proposito dei trasporti di rifiuti, in Inghilterra siamo al 3%, in Francia siamo al 6% del totale delle merci, in Italia siamo al 12%, cioè trasportiamo i rifiuti. Intanto li trasportiamo perché intanto che li trasportiamo un rifiuto tossico diventa nocivo e dopo se sta a Mantova un altro giorno diventa invece una semplice scarto, insomma, che quindi diciamo così è come pulire i soldi questo giro qua. E infatti quando vedi trasporto di rifiuti 12%, la più alta in tutta Europa. Quindi non solo non ricicliamo i rifiuti, non solo, voglio dire, c'è un sistema di trasporto che è quello che è, abbiamo anche una situazione di questo tipo qua, cioè abbiamo anche inventato e consentiamo ai paesi esteri, Austria, Svizzera e Francia, di usare il sistema dell'autotrasporto italiano per fare un intervento di questo tipo qua. Ultima cosa sull'acqua. C'è un problema di anche di riduzione dei consumi, di uso efficiente dei consumi. Lo sapete tutti che siamo tra i più, energivori da questo punto di vista, i consumatori di acqua. A proposito della responsabilità degli enti locali, io abito in un paese sul lago di Iseo che si chiama Sulzano e che ha avuto una dispersione, che ha una dispersione media del 75% di acqua, tra perdite, no, siamo al massimo, al top, tra perdite, furti, allacciamenti e poi spinte, siccome c'è stata questa crescita caotica sulla collina delle abitazioni, soprattutto seconde case, con il vecchio sistema di base, spingere l'acqua fino a su significa poi creare moltissime perdite. 75%, non so, secondo... Eppure il lato locale dice, ma no, tutti gli altri sono 60-65%. Io mi domando, non sono degli angeli gli olandesi, anzi sono tremendi, sono stati dei colonialisti incredibili, però il consumo, le perdite del 5%, cioè dal 75 al 5%, cosa vuol dire? Vuol dire che quella risorsa lì, io non solo la tratto male, la consumo, ma non la considero proprio per niente come valore.
Adesso per gli amministratori locali il valore non è quello di recuperare, ristrutturare le reti dei servizi. No, ormai gli amministratori sono diventati, io li chiamo, dei soggetti che fanno altro e soprattutto fanno eventi. Soprattutto se siamo in zone turistiche li chiamo degli eventifici. Mentre invece l'amministrazione pubblica dovrebbe essere quella che cura da tutti i punti di vista, oltre che la vita del cittadino, la sua interazione sociale, eccetera, eccetera, anche l'amministrazione dei servizi. Allora, quindi fare ambiente oggi non è più farlo come lo facevamo una volta. Fare ambiente oggi significa avere un parametro rispetto al ruolo che ha l'ambiente e lo sfruttamento dell'ambiente e delle risorse naturali nell'economia. E quindi vuol dire avere dei parametri etici anche per l'economia, le cose che diceva Don Scalmana, che siano un pochino più stretti. Io non dico guardate basta col profitto, insomma, però dico basta con questo modo di trasportare, per esempio, basso salario, tanto inquinamento, tanti incidenti, tanta richiesta di autostrade. La cosa che mi è piaciuta molto, e chiudo, soprattutto nell'intervento del professore di Trento, è quando a un certo punto ho detto cerchiamo di dare un valore al danno ambientale. Se avessimo un'idea anche del valore del danno ambientale che facciamo, va bene? E se ci fosse anche, oltre che in Europa, anche in Italia, l'applicazione del principio chi inquina paga, l'economia, Don Scalmana, la Chiesa, le associazioni ambientaliste, i comitati come quello di Bordiga, eccetera, sarebbero tutti uniti in questa lotta qua, insomma, che però entra anche in coloro i quali fanno economia, fanno sviluppo, gestiscono le attività produttive e dei servizi. Questa è una cosa estremamente importante, cioè lasciare il nostro campo, entrare nel campo complessivo, sviluppo sostenibile, economia, ambiente e tanta moralità, tanta legalità, aggiungo anche, insomma, perché di questo abbiamo bisogno, così come corrono i danari sporchi attraverso le mafie nel nord Italia, dobbiamo cercare di far correre le nostre idee che sono più sane dei portatori di denaro sporco e di rifiuti tossici nel nord Italia. Grazie all'amico Bordiga e complimenti per l'iniziativa.